Benvenuti alla nona edizione del nostro videogiornale. Il lavoro che vogliamo, firmato il manifesto degli studenti. Si è concluso con un incontro presso la sala consiliare del Comune di Assisi, alla presenza del sindaco Stefania Proietti, il percorso Lavoro, lavoro di valore promosso dal progetto Policoro. L'evento del 25 marzo è stato veramente un momento molto importante perché i ragazzi che vengono da un percorso che abbiamo già approfondito in altre occasioni hanno avuto la possibilità di sperimentare l'inclusione nei processi proprio di cittadinanza attiva e quindi la firma di questo manifesto del lavoro che vogliamo è stato un momento molto importante che ha reso i ragazzi protagonisti e finalmente gli ha dato la possibilità di capire che loro sono veramente il sale della terra e la luce del mondo. L'incontro è terminato con la firma sul manifesto preparato dagli studenti, Il lavoro che vogliamo. Assisi dice no alle bombe. Si è tenuto giovedì 28 marzo, presso la Sala della Conciliazione, un importante convegno, Stop allo scandalo delle bombe italiane nello Yemen. L'appuntamento nasce sulla scia della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale con cui Assisi ha riaffermato la ferma contrarietà alla guerra. Quel convegno partorì e diede alla luce una lettera al Presidente della Repubblica e a tutti i politici che poi ad aprile avrebbero avuto una parte nella competizione elettorale. Sono stati inoltre invitati i sindaci italiani dei comuni che hanno approvato la mozione di Assisi e i rappresentanti delle altre religioni ed associazioni che hanno sostenuto la proposta nata nella città di Francesco. Convegno nazionale delle Caritas diocesane in Basilicata. Una delegazione della Caritas diocesana ha preso parte nei giorni scorsi al 41esimo convegno organizzato da Caritas Italiana a Scanzano Ionico in provincia di Matera. Carità è cultura. È stato il tema su cui si sono confrontati direttori e membri arrivati da ogni angolo d'Italia. Il cuore di questo convegno sia quello di sforzarci di capire, discernendo e poi individuando le strade attraverso le quali la Caritas può aiutare le comunità cristiane a trovare forme e figure concrete di solidarietà cristiana in modo da costituire per la nostra cultura di oggi, per la nostra società di oggi, una proposta culturalmente valida, non solo attuata ma anche motivata in modo da costituire un fattore di rinnovamento e di sviluppo di quella umanizzazione di cui la Caritas si fa portatrice. Incontri, tavole rotonde, dibattiti, testimonianze hanno contraddistinto questo appuntamento annuale che coinvolge attivamente tutti i delegati accrescendo nella propria formazione e preparazione. Illustri ospiti alla scuola sociopolitica. Continuano gli incontri della scuola sociopolitica Giuseppe Toniolo presso l'Istituto Serafico di Assisi. Europa, continente o comunità? È il titolo dell'ultimo convegno che si è tenuto giovedì 28 marzo e da cui hanno preso parte il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Moderatore dell'appuntamento il giornalista Fausto Belia. La politica è servizio, bisogna conoscerla, non è sempre da disprezzare la politica, c'è del buono, non c'è del qualcosa come in tutte le cose c'è qualcosa di negativo, però senza politica non ci sarebbe la democrazia, senza politica non ci sarebbe la soluzione dei problemi. Io sono innamorato della politica da quando ero piccolo, quindi sono ben lieto questa sera di poter raccontare un po' la mia esperienza a tante persone qui ad Assisi. Le lezioni, iniziate a febbraio, sono incentrate sull'Europa dalla sua storia ai cambiamenti, dalle crisi alle prospettive e si concluderanno nel prossimo mese di maggio. Il ricordo dello sbarco sulla Luna. Il Museo Diocesano e Cripta di San Rufino ha ospitato un interessante convegno, Moon Journey Between Art and Science.
in cui si è trattato l'affascinante tema dell'arte e dell'astronomia, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla problematica delle malattie rare. Un progetto unico nel suo genere, che ha trovato il suo coronamento in questo piacevole incontro in cui, partendo dalla Luna e dall'anniversario dei 50 anni dall'allunaggio, si sono affrontati temi diversi, piacevoli, dall'alto valore culturale, che hanno destato grande interesse nei partecipanti. I nuovi incontri della visita pastorale. Domenica 31 marzo il padre vescovo ha incontrato i fedeli della parrocchia di Santa Margherita. In mattinata si è tenuta la celebrazione eucaristica a Pieve San Nicolò, mentre nel pomeriggio c'è stato un momento di dialogo fraterno con i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Affari Economici.